Tra i tanti riti del Venerdì Santo che sono tornati dopo 2 anni di pandemia, c'è anche quello delle congreghe dei paesi del Basso Cilento intorno al Monte Stella. È un ritorno non ancora definitivo a come si era tramandato il rito, con le confraternite che eviteranno spostamenti tra un comune e l'altro, restando per lo più nell'ambito del territorio che possono raggiungere a piedi. Mi sembra un buon inizio, un ritorno graduale alla normalità che vede il Cilento riprendere straordinarie ed antiche tradizioni come quelle delle confraternite, delle cosiddette congreghe, che vedevano negli anni passati i luoghi di culto ospitare canti rituali religiosi che insomma rappresentano oramai un patrimonio culturale imprescindibile e fortemente legato al Cilento. Molti turisti che sono già arrivati e che vedranno questo spettacolo unico, possiamo dire, di questi canti antichissimi di cui si perde nel tempo la traccia. Ma i turisti hanno sempre apprezzato il cosiddetto Venerdì Santo, hanno molto spesso anticipato il loro arrivo nei territori del Cilento proprio per godersi questo straordinario spettacolo di folklore, di passione, di cultura. Hanno nel tempo approfittato per conoscere le declinazioni vocali che sono numerosissime nel Cilento, le differenziazioni tra le singole confraternite a volte sono anche abbastanza importanti, un accento in un canto o delle parole diverse dall'altro, insomma sono veramente un elemento di grande spessore culturale. Mi ricordo tanti anni fa il maestro De Simone che volle anche accompagnato da me girare il Cilento per raccogliere le voci di questi cantori che oramai purtroppo si stanno anche perdendo, perché spesso non c'è la possibilità di trasferirlo alle nuove generazioni questo culto. Fino a quando riesce a resistere però questa tradizione è bene perpetrarla e soprattutto raccontarla anche a chi è meno vicino ai nostri territori e soprattutto anche ai giovani che dovranno in qualche modo cercare di preservare questo patrimonio culturale e immateriale.